Tutti amici e benvenuti a questa nuova puntata di Storie del Mondo. Vi avevo annunciato che questa sera saremmo andati in onda alle ore 21 con una puntata speciale straordinaria, con un ospite straordinario di eccezione, il professore Aldo Alessandro Mola, per parlare dei 40 anni della scoperta della loggia P2 di Licio Gelli. Abbiamo dovuto rimandare perché il professor Mola questa sera è in viaggio per Napoli, dove domani, per un paio di giorni, ha degli impegni lavorativi. E quindi rimanderemo questo appuntamento al mese di maggio. Sicuramente è un semplice rinvio e non certo un annullamento di una puntata che immagino sarà molto interessante e avrà molto seguito, parecchio seguito. Continuiamo quindi a parlare dell'America di Biden. Siamo alla quinta e penultima puntata. Martedì scorso, sempre a quest'ora, abbiamo parlato della presidenza di Donald Trump e ho pensato, prima di parlare, di tracciare un breve profilo biografico dell'attuale presidente Joe Biden e della sua vice Kamala Harris, di dedicare una trasmissione all'America in generale, a quella che è l'America che Donald Trump lascia a Joe Biden. E tra l'altro anche pensavo di fare una breve introduzione alla politica americana e a quelli che sono gli organi, a quelle che sono le istituzioni più importanti del paese, il Congresso, il Presidente degli Stati Uniti e la Corte Suprema. È possibile che duri 10 minuti in più, però mi piace fare questa introduzione che prepara poi la prossima puntata che sarà il 30 di aprile, perché fra 10 giorni dedicheremo una puntata in occasione del 25 aprile agli ultimi giorni di Mussolini e al mistero dell'oro di Dongo. E quindi volevo fare questa introduzione alla politica americana, breve introduzione. Allora, qual è l'America che Donald Trump lascia a Joe Biden e a Kamala Harris? Sicuramente è un'America piena di problemi, un'America divisa come non mai, un'America che, come vi ho già detto in altre trasmissioni, secondo me era divisa in questo modo solamente, esclusivamente negli anni 60, quando Martin Luther King guidava il movimento per i diritti civili. Ho cercato di spiegarvi la genesi storica di queste tensioni che in alcuni momenti sembrano andare in pausa, ma poi si ripropongono prepotentemente come durante questi ultimi anni. E il fatto che nel 2008 ci fosse stato alla Casa Bianca un presidente di colore sicuramente ha coronato un processo iniziato nel 1955 con il boicottaggio degli autobus segregati a Montgomery, e però dall'altra ha contribuito a radicalizzare una parte di quella società americana che non accettava un uomo di colore alla Casa Bianca. E poi il fatto che 8 anni dopo l'America WASP, l'America conservatrice, xenofoba, isolazionista, abbia trovato un campione con Donald Trump che l'ha condotta alla Casa Bianca ha ulteriormente esasperato, esacerbato queste tensioni. Ma com'è oggi l'America nel 2021? Intanto, in questo momento si sta svolgendo a Minneapolis il processo contro il poliziotto che ha ucciso George Floyd. È diciamo recente la notizia che nel Minnesota è stata uccisa un'altra persona di colore. Ieri a Minneapolis c'era il coprifuoco, non a caso. Quindi le tensioni, le violenze nei confronti della popolazione di colore afroamericana stanno purtroppo ancora continuando. Ora, prima di parlare della società americana, una brevissima introduzione su quelli che sono gli organi costituzionali più importanti del paese, il Congresso, il Presidente e la Corte Suprema. Premetto che le istituzioni, l'ordinamento degli Stati Uniti d'America è ancora quello tracciato dai padri fondatori. E quindi un po' vecchiotto, un po' vecchio. Gli americani, i politici americani a stelle e strisce hanno paura a modificarlo perché credono ancora nella sacralità dei padri fondatori, però in alcuni casi il sistema di elezione del presidente e del congresso, e se vogliamo della Corte Suprema, forse sono forse adatti al periodo in cui vennero decisi, ma oggi dovrebbero essere modernizzati, ammodernati, come si dice in gergo.
Iniziamo con il congresso, che non è altro che il Parlamento, un Parlamento bicamerale composto dalla Camera dei rappresentanti, equiparabile alla nostra Camera dei deputati, e dal Senato. La sede del congresso, tanto della Camera quanto del Senato, è il Campidoglio, a appunto Washington, la capitale degli Stati Uniti d'America. La Camera dei rappresentanti viene rinnovata ogni 2 anni, quindi a differenza dei nostri deputati che restano in carica 5 anni, ogni 2 anni si assiste a un rinnovo completo della Camera dei rappresentanti, che conta circa 500 componenti. E questo fa sì che i componenti della Camera dei rappresentanti si trovino sempre in una campagna elettorale permanente, vengono eletti e poi dopo soli 2 anni devono riaffrontare un nuovo percorso elettorale. E il Presidente della Camera dei rappresentanti viene chiamato Speaker, e a differenza di ciò che accade per esempio in Italia, dove il Presidente della Camera dei deputati è una figura super partes, invece in America non è assolutamente una figura super partes, viene eletto dalla maggioranza dei membri della Camera dei rappresentanti e teoricamente è un membro del partito che ha la maggioranza nella Camera, ma potrebbe essere anche un non eletto. E ha un ruolo politico preciso, sebbene per tradizione non voti, però si spende in compromessi, a cercare compromessi tra democratici e repubblicani per far approvare una legge, fa da diciamo tra d'union tra la presidenza e la Camera medesima, anche perché il Presidente del Senato è il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, e quindi diciamo che lo Speaker è la terza carica del paese dopo il Presidente e il Vicepresidente, e qualora dovesse accadere che tanto il Presidente quanto il suo Vice morissero all'improvviso, diventerebbe Presidente lo Speaker della Camera, e qualora lo Speaker della Camera non fosse stato già eletto alla Camera, ma fosse scelto tra chi non era componente della Camera, accadrebbe che per la prima volta, ma è già accaduto con Ford, diventi capo dello Stato un uomo non eletto da alcuno, da nessuno. Mai eletto, quindi. E quindi generalmente il ruolo di speaker viene un po' considerata la tomba della carriera politica. Attualmente lo speaker della Camera dei rappresentanti è Nancy Pelosi, ha quasi 80 anni, è una democratica di San Francisco, californiana, riconfermata nel ruolo di speaker dopo le ultime elezioni. E dal momento che la Camera dei rappresentanti viene rinnovata ogni 2 anni, accade che ogni 4 anni il suo rinnovo coincida con le elezioni presidenziali, mentre dopo 2 anni, da che il Presidente si è insediato, si svolgono le cosiddette elezioni di mid-term, di medio termine, dove per tradizione il partito del Presidente perde sempre, proprio perché si tende sempre a votare il partito che non esprime il Presidente attualmente alla Casa Bianca. Mentre non è un caso che quando le elezioni della Camera dei rappresentanti si svolgano in concomitanza con quelle presidenziali, come è accaduto appunto l'anno scorso, il partito che elegge il presidente ottiene anche una solida maggioranza alla Camera, e quindi non è un caso che oggi la maggioranza sia democratica con Nancy Pelosi speaker, quando abbiamo Joe Biden un presidente democratico. E, tra l'altro, i collegi per le elezioni della Camera dei rappresentanti vengono ridisegnati ogni 10 anni, quando si procede a un nuovo censimento, e il loro ridisegnamento spetta ai parlamenti locali di ogni singolo stato, e quindi accade che è accaduto in passato che quando il Parlamento dei singoli stati fosse in mano al GOP, al Grand Old Party, come viene chiamato il partito dell'elefantino, il partito repubblicano, abbiano cercato di disegnare collegi tali da poter garantire ai loro candidati una vittoria. Quindi collegi molto spesso senza alcuna logica, raggruppando, grazie ai moderni software, ai moderni sondaggi, quelle parti di territorio che sapevano potessero essere più favorevoli ai loro candidati. Sono nati quelli che, se visti disegnati, vengono chiamati collegi salamandra, per la forma di una salamandra, proprio perché diciamo raggruppano territori anche disomogenei, basta che il partito che li ha disegnati possa avere una maggioranza in quel collegio medesimo. E diciamo che nella Camera dei rappresentanti gli stati più grandi hanno più rappresentanti, più deputati, proprio perché, a differenza del Senato, dove ogni stato ha
indipendentemente dalla sua popolazione e dalla sua estensione, due senatori, 100 in tutto sono 15, per la Camera dei rappresentanti si è preferito utilizzare come criterio quello della popolazione dei singoli stati. E quindi la California, che ha 40 milioni di abitanti e che è più grande e che è grande una volta e mezzo l'Italia, ha molto più deputati che non l'Alaska, che ne ha uno. Passando invece al Senato, il Senato è composto da due senatori per ogni singolo stato in modo indipendente dalla popolazione. Quindi accade che la Grande California, con 40 milioni di abitanti, abbia due senatori come l'Alaska. Si discute se oggi questo sistema sia ancora valido. I padri costituenti, i padri fondatori, hanno deciso così per evitare che i grandi stati potessero, diciamo, usare la loro forza per sottomettere i piccoli stati, perché i piccoli stati, affinché, meglio dire, i piccoli stati non fossero sovrastati dai grandi stati. Fatto sta che il Senato è composto oggi da 100 senatori che restano in carica 6 anni. Il Senato viene rinnovato per un terzo ogni 2 anni. Quando si procede a rinnovare per intero la Camera dei rappresentanti, il Senato viene rinnovato di un terzo, e questo per evitare che il Senato cambi componenti tutti insieme, tutti in una volta. E il Senato, il cui presidente è il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, viene generalmente. Le sedute del Senato sono generalmente dirette da un vicepresidente del Senato. Accade, per esempio, invece molto spesso che sia il vicepresidente degli Stati Uniti a dirigere le sedute. Per esempio, Al Gore, vice di Bill Clinton, ha più di altri esercitato questa sua facoltà. Non è un caso che Joe Biden, l'attuale presidente, sia stato per 30 anni membro del Senato e che Kamala Harris, la sua vice, fosse senatrice della California. Il Senato ha importanti ruoli, non solo legislativi. È chiamato infatti a ratificare e a confermare la nomina dei segretari, cioè dei ministri proposti dal presidente appena eletto. È chiamato a ratificare i trattati internazionali. Per esempio, fu il Senato degli Stati Uniti d'America a bocciare il trattato di pace di Versailles, sottoposto alla sua approvazione dall'amministrazione Wilson, di Woodrow Wilson, e che quindi sancì l'isolazionismo del paese nel primo dopoguerra nel panorama internazionale e il suo non ingresso nella Società delle Nazioni, così tanto lungo patrocinata nei suoi 14 punti da appunto Woodrow Wilson. Il Senato approva gli ambasciatori nominati dal presidente, ratifica la nomina dei giudici della Corte Suprema e dei giudici federali distrettuali. E quindi ha sicuramente un ruolo molto importante. Il presidente, invece, è titolare del potere esecutivo, a differenza di ciò che accade nel nostro paese, dove il capo dello Stato, oggi Sergio Mattarella, ancora per poco, è titolare di un potere neutro. Viene eletto non direttamente dai cittadini, ma viene eletto dalla Camera in seduto comune, dal Parlamento, scusate, in seduto comune dei suoi componenti, quindi Camera e appunto Senato, parlo di Mattarella, e però non ha un ruolo politico, non ha un potere di indirizzo politico, è un garante della Costituzione e del rispetto della Costituzione italiana. Così non è invece negli Stati Uniti d'America, dove il presidente, il capo dell'esecutivo, il comandante supremo delle forze armate, la guerra viene dichiarata dal congresso, ma poi viene condotta dal presidente e nomina i ministri, i quali devono essere, la cui nomina deve essere ratificata dal Senato, ma il governo non ha alcun rapporto fiduciario con il congresso, come accade invece in Italia e come accade invece per esempio anche in Francia, dove c'è una repubblica semi presidenziale. E il presidente viene eletto direttamente dal popolo, come accade in Francia, e quindi non dal congresso. Però non viene, come vi spiegavo martedì scorso, eletto con la maggioranza dei voti popolari, viene eletto dai grandi elettori dei singoli stati. Le elezioni presidenziali vogliono privilegiare il singolo stato piuttosto che lo stato federale del suo
complesso nella sua interezza. Le elezioni presidenziali all'interno di ogni singolo Stato non sono organizzate da Washington, dal governo federale, ma bensì dai governi dei singoli Stati. Ogni Stato ha a disposizione un certo numero di grandi elettori in base alle sue dimensioni, quindi la California ne avrà più di tutti gli altri, e chi vince in quello Stato praticamente prende chi ha il candidato che ha il 50% più dei voti in quello Stato, prende tutti i grandi elettori di quello Stato. E conseguentemente può accadere che, come vi ho già detto, il candidato alla presidenza che ha più voti popolari perda le elezioni perché ha meno grandi elettori, perché ha meno voti di grandi elettori, in quanto nelle elezioni presidenziali vincere in uno Stato con un pochissimo, con uno scarto di voti minimo e vincere invece con uno scarto grandissimo è irrilevante, poiché in entrambi i casi si prendono tutti i grandi elettori di quello Stato e quindi alla fine è accaduto almeno 3 volte in questo secolo che chi ha preso più voti popolari abbia poi perso le elezioni. Fu così per John Kennedy, fu così per George W. Bush e fu così per Donald Trump, che prese 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton, ma che ebbe più grandi elettori. Il presidente è il simbolo della nazione, il simbolo dell'Unione, tant'è vero che ogni anno fa al Congresso riunito nelle due Camere un discorso sullo Stato dell'Unione. Rimane in carica 4 anni e può essere eletto solo per 2 mandati, solo per 8 anni. Dopo Franklin Delano Roosevelt si ritenne di limitare al numero di 2 i mandati anche non consecutivi che ogni presidente può avere. E quindi ne deriva che Donald Trump che è stato presidente per 4 anni, dal 2016 al 2020, con un solo mandato, potrà ritentare teoricamente di essere rieletto fra 4 anni per un altro mandato, ma dopo quel secondo mandato non potrà più presentarsi anche per un terzo mandato, sebbene il primo e il secondo non fossero stati consecutivi. Ora, la Costituzione degli Stati Uniti, proprio per evitare che il presidente diventi un monarca elettivo, prevede un sistema di pesi e di contrappesi, di check and balance, tant'è vero che il Congresso può mettere in stato di accusa per alto tradimento il presidente. La dichiarazione di messa in stato di accusa spetta alla Camera dei Rappresentanti, mentre il processo viene svolto davanti al Senato, presieduto questa volta non più dal vicepresidente, che potrebbe essere un amico e quindi favorire il presidente, ma bensì viene presieduto dal presidente della Corte Suprema, che sta agli Stati Uniti un po' come la Corte Costituzionale sta all'Italia, al nostro paese, e poi vi spiegherò dopo come funziona. E quindi praticamente questo è il panorama dei poteri della presidenza. Spetta al presidente dirigere la politica estera, è il capo della diplomazia, e poi si avvale chiaramente del segretario di Stato che sta agli Stati Uniti come il ministro degli esteri sta alla Repubblica Italiana. Invece la Corte Suprema, come vi dicevo prima, è un po' il supremo giudice del paese, è un po' quello che in Italia è la Corte Costituzionale, quella che si chiama spesso anche Consulta. La Corte Suprema è il giudice di ultima istanza che deve giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi. La Corte Suprema è composta da 9 giudici che vengono nominati dal Presidente degli Stati Uniti e che rimangono in carica per tutta la vita, salvo dimissioni. Attualmente sono in 9, 6 repubblicani, 3 democratici, dei 6 repubblicani ben 3 sono stati nominati da Donald Trump. Ora, diciamo che il numero dei giudici non è stabilito dalla Costituzione, potrebbero anche aumentare. È già molto tempo che come prassi si sia affermata quella che la Corte sia composta da 9 giudici. La Corte Suprema è importantissima perché, dichiarando incostituzionali la legge di un singolo Stato, può veramente cambiare l'abita politica del Paese. È stata la Corte Suprema con le sue pronunce
a demolire le politiche segregazioniste degli stati del sud negli anni 60. Ancora prima del 54 è stata la Corte Suprema a dichiarare incostituzionale la segregazione nelle scuole del sud. È stata la Corte Suprema a dichiarare incostituzionali le leggi che vietano il matrimonio tra persone del medesimo sesso. È stata la Corte Suprema, con il caso dei coniugi Loving, a dichiarare incostituzionali quelle leggi del sud che vietavano i matrimoni misti tra persone di colore e persone bianche. E il fatto che oggi ci siano 6 giudici repubblicani e 3 democratici, sebbene in America come in Italia il potere legislativo sia indipendente da quale esecutivo e quale esecutivo da quale giudiziario e viceversa, nell'ambito della tripartizione dei poteri proprio di ogni stato di diritto, il fatto che ci siano 6 giudici di un partito, diciamo di fede repubblicana su 9, potrebbe consentire in futuro l'affermarsi di sentenze che sostengono orientamenti più conservatori rispetto al passato. Non dimentichiamo che la Corte Suprema può anche cambiare orientamenti già decisi in passato. Tant'è vero che oggi si parla, per esempio, di estendere il numero di giudici della Corte Suprema per bilanciare la composizione tra democratici e repubblicani, anche perché se in passato i presidenti, tanto democratici quanto repubblicani, hanno sempre cercato di nominare nuovi giudici in accordo con l'opposizione, con l'altro partito, Trump li ha nominati senza badare tanto alla diplomazia e ha, diciamo, nominato giudici iperconservatori che potrebbero influenzare le future decisioni della Corte, anche se teoricamente un giudice, una volta nominato, dovrebbe essere imparziale e terzo e giudicare per quello che ritiene essere meglio per il Paese piuttosto che per le sue idee politiche. Ora, abbiamo fatto un breve excursus dei 3 organi principali della politica americana, ma analizziamo brevemente in un quarto d'ora la società americana del 2021, quella che Joe Biden deve cercare di migliorare il più possibile, superando le divisioni che si sono create durante la presidenza Obama e che poi hanno trovato un livello di esasperazione durante la presidenza di Donald Trump. Ora, in America io voglio segnalarvi questo libro che ho letto, molto bello. Questa è l'America di Francesco Costa, edito da Mondadori, collana Strade Blu. Questo libro, che trovate in ogni libreria, è veramente molto bello e i miei amici librai mi hanno detto che è diventato in breve tempo un libro, quasi un bestseller, un libro molto venduto, perché ci racconta la società americana alla vigilia delle ultime elezioni. E io l'ho letto, vi riassumo brevemente alcuni punti che sono veramente interessantissimi e che aprono gli occhi su alcune realtà a cui mai nessuno potrebbe pensare. Per esempio, l'uso delle armi. Si dice tanto che in America procurarsi un'arma è molto facile. Non è un caso che Joe Biden pochi giorni fa abbia voluto emanare 2 ordinanze esecutive assimilabili ai nostri decreti legge, con i quali cerca di limitare la possibilità per gli americani di procurarsi un'arma. Ora, in Europa, in Italia, molti potranno pensare che in America, che negli USA sono tutti armati. Non è vero. I 2/3 dei cittadini statunitensi non possiedono un'arma. Le armi sono possedute solo da 1/3 degli americani. Il fatto è che chi possiede un'arma non ne possiede solo una, ma ne possiede molto spesso anche più di una, e molti anche dei piccoli arsenali di armi possiedono. Perché c'è questa tradizione del possesso delle armi negli Stati Uniti? Perché il secondo emendamento stabilisce che ogni cittadino può essere armato per la sua difesa personale, per difendersi, e questo aveva un senso quando nasce il paese, quando i coloni devono stabilirsi nei nuovi territori dell'Ovest, affrontando 1000 pericoli, nonché quello degli indiani nativi, dei pelle rossa, che inizialmente attaccavano molto spesso, perché attaccati a loro volta, gli insediamenti dei coloni bianchi. E quindi chiaramente si capisce la genesi storica del secondo emendamento, però oggi, dove queste problematiche non ci sono più, il fatto che
l'emendamento che il secondo emendamento garantisca questo diritto viene utilizzato dalla lobby delle armi per combattere ogni tentativo da parte del governo, da parte del congresso, di limitare, non dico l'uso, ma la possibilità di acquistare un'arma. La lobby delle armi è molto forte, è molto forte, nasce come un'associazione di tutela per i cacciatori e poi si trasforma in una lobby fortissima in poco tempo, una lobby che ha appoggiato con tutte le sue forze Trump e che praticamente cerca in tutti i modi di favorire la vendita e la possibilità per il cittadino singolo di procurarsi un'arma. E questo è uno dei problemi che Joe Biden deve affrontare e a cui ha già messo mano, e sicuramente ci saranno polemiche, immagino senza dubbio. Parliamo dell'immigrazione. Allora, io sono un avvocato penalista e faccio penale e anche un po' di diritto dell'immigrazione, e la situazione degli immigrati clandestini in America è sempre stata molto diversa da quella italiana. Brevemente, in Italia chi è un immigrato clandestino è come se non esistesse, non ha alcun diritto, non può sposarsi, non può andare a scuola, non può lavorare in regola, anzi chi fa lavorare in nero, un clandestino, commette un reato. E non può laurearsi, non ha diritto all'assicurazione sanitaria nazionale, è come se non esistesse. Poiché l'America è sempre stata vista come il paese delle grandi opportunità, la situazione dei clandestini, degli immigrati clandestini, è sempre stata un po' diversa. Diciamo che l'immigrazione negli Stati Uniti è stata libera fino agli anni 20 del secolo scorso, dopodiché è stata organizzata in quote, ed è anche per questo motivo che gli ebrei perseguitati dal nazismo durante gli anni 30 e l'inizio degli anni 40 non ebbero accesso libero nel paese delle libertà, proprio perché c'era una quota precisa da rispettare e l'immigrazione non era purtroppo più libera in quel momento storico. Negli Stati Uniti, proprio per questo motivo, si è sempre ritenuto nei singoli stati che l'immigrato clandestino potesse andare a scuola, laurearsi, lavorare in regola, stipulare una assicurazione sanitaria, anche perché la polizia che fermava le persone poteva accertarsi sullo status della persona, cioè se fosse clandestino, se fosse regolare, solo nella zona di confine, solo quindi al confine tra Messico e Stati Uniti, un confine che peraltro Trump voleva proteggere con un muro, ma forse dimenticava che è un confine che si estende per più di 3.000 km, e che già parti di muro esistevano per difendere non tanto il paese dagli immigrati clandestini, ma bensì dal narcotraffico. Comunque, accadeva quindi che gli immigrati clandestini in America godessero di determinati diritti, per non parlare del fatto che i loro figli nati negli Stati Uniti erano cittadini a tutti gli effetti. Questo non accade in Italia, dove per l'acquisto della cittadinanza si applica ancora lo ius sanguinis e non il principio del Ius soli. Si sta parlando di una modifica. Il segretario del PD Enrico Letta ha nel suo discorso di insediamento parlato della necessità che in Italia si introduca lo ius soli al posto dello ius sanguinis. Io, che mi interessa anche un po' di politica, ritengo che l'Italia non sia pronta per uno ius soli all'americana, ma sia necessario una sorta di via di mezzo tra ius soli e appunto ius culture. Ma di questo magari parleremo un'altra volta. Cosa volevo dire ancora? È che quindi la situazione dell'immigrato clandestino americano è sempre stata diversa da quella dell'immigrato clandestino, per esempio, italiano. Dopo l'11 settembre, dopo che si era appurato che due degli attentatori erano immigrati clandestini sauditi sul paese, si è cercato un po' di raggiungere un giro di vite, consentire anche alla polizia non di frontiera di controllare se un immigrato fosse clandestino o meno, fosse presente o meno sul paese in modo regolare. Diciamo che prima dell'11 settembre, poi di fatto anche dopo, perché nonostante questi propositi, alla fine chi era clandestino, una volta entrato nel paese, continuava ad avere diritti che in altri paesi non avrebbe mai avuto,
In America, negli Stati Uniti, sino a Trump, l'immigrato clandestino veniva lasciato in pace se non commetteva reati. Se invece commetteva reati, soprattutto gravi, chiaramente veniva espulso e appunto veniva cacciato dal paese. Con Trump le cose iniziano a cambiare. Trump, come tutti i sovranisti europei, come tutti i politici sovranisti e populisti europei, basa la sua elezione su una campagna veemente contro la immigrazione clandestina e ordina che i clandestini vengano espulsi anche quando non commettono reati, anche se non commettono reati, addirittura separa figli dai genitori, genitori dai figli, accade che vengano espulsi i clandestini che hanno figli nati in America, quindi cittadini americani, famiglie intere divise e polemiche a non finire, eccetera. Polemiche a non finire, eccetera, tanto è vero che Biden ha promesso che si comporterà diversamente. Questa distinzione del trattamento giuridico tra un clandestino statunitense e un clandestino italiano, secondo me, è molto importante per capire la società americana, la politica americana e per capire le promesse che ha fatto Trump. Ora, un'altra cosa che ho imparato leggendo questo libro, che vi mostro ancora perché è veramente bello, leggetelo, leggetelo perché merita. Francesco Costa, Questa è l'America, è che un altro problema attuale degli Stati Uniti d'America è la tossicodipendenza. Ma la tossicodipendenza è molto particolare. E che si è diffusa, che si diffonde soprattutto in quegli stati rurali che hanno votato per Trump, sia nel 2016 sia nel 2020. È una tossicodipendenza che nasce dall'uso di antidolorifici. I medici di famiglia hanno cominciato a prescrivere con molta facilità antidolorifici di natura oppiacea, raccomandando ai loro pazienti di prenderli con moderazione. Ma poi accadeva che questi lavoratori di fatica, che svolgevano un mestiere di fatica nella parte rurale del paese, avessero sempre più dolore, ne prendessero sempre di più fino a diventarne dipendenti. E quindi il passaggio da un antidolorifico a base oppiacea alla eroina, molto più facile da procurarsi, molto più economica, era facile da farsi, e quindi c'è stato veramente un boom di tossicodipendenti nei paesi della cosiddetta America rurale. E questo è un problema che molti ignorano e che molti hanno ignorato e che anche Biden deve cercare di appunto risolvere. Poi abbiamo alcuni stati come quello del Michigan che in passato hanno proliferato, sono rinati grazie all'industria delle macchine, alla General Motors, che stanno attraversando una preoccupante crisi economica e anche demografica. Una città come Detroit ha visto dimezzare la sua popolazione quando la General Motors, quando le industrie della macchina hanno chiuso le loro fabbriche e le hanno spostate in Messico perché lì la manodopera costa molto di meno. E quindi uno stato come il Michigan, che ha vissuto un rinascimento economico grazie all'industria delle macchine, ha visto le sue città diminuire di popolazione. I bianchi che potevano farlo le hanno lasciate, trasferendosi in altri paesi, riciclandosi in altri lavori. E quindi cosa è successo? Che a Detroit è rimasta la popolazione meno agiata, quella che viveva nei quartieri ghetto. E quindi anche in questo caso abbiamo le persone di colore che sono rimaste in queste città per metà vuote, per metà deserte. E questo è un problema molto importante e che ci fa capire come mai Trump abbia ricevuto molti voti in queste zone dell'America, perché prometteva di punire quelle aziende americane che chiudevano le fabbriche in America per riaprirle in Messico con dazi pesantissimi, e ha ottenuto anche dei vantaggi senza dubbio alcuno, senza alcun dubbio appunto. Poi abbiamo per esempio la California. La California è grande, una volta e mezza Italia, ha 40 milioni di abitanti, è considerata un paese liberal per eccellenza. Se la California fosse uno stato autonomo e indipendente, avrebbe la quinta economia del paese. In California hanno sede tutte le più importanti case cinematografiche della Disney, la 20th Century Fox, la MGM, la Pixar, eccetera. Hanno sede tutte le società che gestiscono i cosiddetti social network, Twitter, Facebook, Instagram. Se le società della California chiudessero, più di metà del mondo chiuderebbe. Però
hanno anche gravi problemi. Se è vero che è un paese libero per eccellenza, ci sono zone iperliberali, ma anche zone iperconservatrici. È un paese soggetto fortemente agli incendi, è un paese che ha visto, ricordiamo, la rivolta della cosa di colore a Los Angeles nei primi anni 90 con Rodney King, dopo la soluzione di coloro che hanno ucciso Rodney King durante il 93, un paese che ha molte problematiche. Prendiamo per esempio San Francisco. San Francisco, la città di Kamala Harris, che fu appunto, prima di diventare senatrice della California, procuratore distrettuale a San Francisco, è una città che non è una metropoli, a differenza di altre grandi città americane. E è la città di Harvey Milk, il consigliere comunale gay, omosessuale, che venne ucciso da un collega omofobo, ma è la città di una grande università, Berkeley, ma anche una città dove c'è una carenza di alloggi incredibile. Pensate che un posto letto in centro, non un appartamento, un posto letto in centro a San Francisco per un mese costa 2.500 dollari, quindi più di 2.000 euro, e che un posto nella San Francisco, in una zona non centrale, ma neanche fuori molto della città, costa più di 1.000 dollari, quindi più di 1.000 euro al mese. E questo perché la popolazione che già vive a San Francisco, e si tratta di milionari, star dello spettacolo, eccetera, non vuole, proibisce la costruzione di nuove case e di nuovi quartieri che sarebbero manna dal cielo, perché teme di perdere che le loro case, i loro appartamenti perdono di valore. E quindi a San Francisco troviamo una quantità di senza tetto di tipologia diversa rispetto a quella di altri paesi. Addirittura tra i senza tetto ci sono molto spesso studenti di Berkeley che hanno i mezzi per pagarsi una retta costosissima, ma non i mezzi per pagarsi un posto letto. E questo perché i regolamenti edilizi molto spesso non consentono neppure di costruire dormitori necessari per gli studenti di Berkeley. Pensate un po', qualcosa di incredibile. E molto spesso i senza tetto sono persone che hanno un mestiere e che non hanno la possibilità di comprarsi una casa, non dico in centro, ma neanche in una zona più periferica, e che quindi vengono da lunedì al venerdì dormono in macchina. Pensate, una situazione incredibile che molto pochi conoscono, ma che ci dimostra come anche l'America, come anche a San Francisco, un paese libero per eccellenza, sia presente qualcosa che non va, qualcosa che non quadra. E poi concludo ancora con le discriminazioni verso le persone di colore. Pensiamo per esempio alle carceri. La popolazione carceraria americana è oggi composta in modo preponderante da persone di colore. Negli Stati Uniti ci sono tanto carceri pubbliche quanto carceri private, e chiaramente se chi costruisce carceri vuole vivere, bisogna che le carceri vengano popolate. E quindi assistiamo molto spesso a condanne in carcere con una grande leggerezza, anche perché in America, vi faccio un esempio e parlo da avvocato penalista. In molti stati, perché il diritto penale è diverso da stato a stato, ci sono stati dove è prevista la pena di morte, stati dove non lo è, stati come la California dove c'è, ma è in moratoria, dove c'è una moratoria al momento, perché c'è un governatore democratico. E in molti stati è previsto che chi commette tre reati, anche se sono reati bagatellari, piccoli furti, eccetera, al terzo scattino pene pesantissime, 26 anni, o l'ergastolo addirittura. Pensate che in Italia, un paese molto criticato, chi commette tre reati bagatellari vicini tra loro beneficia di uno sconto di pena, perché si ritiene che i tre reati siano espressione di un unico disegno criminoso, e quindi si applica l'istituto della continuazione, che prevede una pena ridotta, una pena inferiore. In America, in alcuni stati, non è così. Chi commette tre reati si becca anche 30 anni di prigione. E per non parlare del fatto che era previsto l'ergastolo, se non la pena di morte, anche per chi commetteva da minore un reato, ragazzi, siamo davanti a una giustizia veramente per molti aspetti iniqua. Se poi pensiamo che negli Stati Uniti chi ha più soldi, chi può comprare, chi può assumere un avvocato più bravo, ha più facilmente resterà assolto o avrà una pena inferiore, mentre chi viene difeso da un legale d'ufficio molto spesso non avrà una difesa adeguata, aggiungiamo, questo dimostra ancora come le differenze, diciamo,
di ricchezza in America, come le differenze tra poveri e ricchi che si stanno sempre di più, che stanno sempre di più aumentando. Oggi si calcola che in America ci siano 35 milioni di poveri, 35 milioni di poveri, più di metà dell'attuale popolazione italiana vivrebbe in condizioni di indigenza e di assoluta povertà. E ricordiamo che in America, mentre in Italia è molto difficile che chi abbia commesso un reato venga mandato assolto, in America non è così. Ricordiamo il caso di O.J. Simpson, dove O.J. Simpson, un uomo di colore, riuscì a ribaltare il pregiudizio che c'era verso i neri. Il suo avvocato, pagato profumatamente, convinse la giuria che O.J. Simpson era stato vittima di detective, di investigatori razzisti che avevano voluto inchiodarlo solo per il colore della sua pelle. E così una giuria, non composta tutta da bianchi, ovviamente, lo mandò assolto dal reato di omicidio della moglie bianca, Nicole Smith, e quando invece un tribunale civile lo condannò a risarcire per l'omicidio i familiari della moglie defunta. E in America un bravo avvocato con una brava oratoria, con un ottimo oratorio, con ottime doti oratorie, può influenzare una giuria e far sì che assolva un imputato innocente. In Italia questo, per fortuna, è molto più difficile. Per fortuna per gli imputati e per la giustizia italiana. Per un avvocato penalista come me, magari no, perché anche se sei molto bravo, anche se sei bravo, quando la causa è perdente, all'inizio, ribaltarla è quasi impossibile. In America non è così, invece. Assumi un bravo avvocato, lo riempi di soldi e magari potrei anche essere assolto. Poi, e chiudo, c'è l'istituto della cauzione: anche chi commette un grave reato come l'omicidio, se paga una cauzione, può uscire sulla parola fino al processo. In Italia non è così: chi commette un omicidio e un grave reato può essere ricco quanto vuole, può assumere l'avvocato che vuole, ma rimane in carcere fino al processo e se contanto ci rimane anche dopo. Quindi vediamo che la tanto vituperata giustizia penale italiana molto spesso è migliore di quella americana. E con questo direi che ho finito. Vi ho presentato l'America oggi, l'America che vede Biden presidente e Kamala Harris vicepresidente. Siamo quindi pronti a parlare tanto di Biden quanto della Harris, ma lo faremo il 30 di aprile. Per adesso, grazie a tutti, buona serata, spero che vi abbia interessato questa puntata e vi do appuntamento fra 10 giorni, il 23 di aprile, per parlare degli ultimi giorni di Benito Mussolini e del mistero dell'oro di Dombo. Grazie a tutti, buonasera.